parlate, che eravamo all'inizio della pandemia, parole come tamponi, quarantena, distanziamento, entravano nel linguaggio di tutti i giorni e tra i più regnava la confusione. E così che un medico anestesista ha deciso di mettersi al servizio della gente, creando un gruppo su uno dei social più frequentati al mondo per aiutare le persone a districarsi soprattutto nei problemi pratici e coinvolgendo altri esperti. Pensavo, dico, perché non creare un gruppo dove connettere le varie persone per comprendere dove si facesse più fila rispetto a un altro dove se ne facesse di meno, quindi spostarsi, diciamo, in tempo reale da un posto all'altro. Abbiamo seguito veramente le fasi della pandemia e poi i congedi, le quarantene, la scuola, la DAD, veramente abbiamo seguito la pandemia di momento Da quel giorno il gruppo si è allargato a un ritmo impressionante, ogni giorno centinaia di post di richieste di aiuto. Dopo 2 anni i medici volontari di Tamponi Lazio, dove farli, i tempi di attesa e tempi di risposta, sono ancora dietro la tastiera, pronti a sciogliere ogni dubbio. E se la pandemia dovesse finalmente arrivare alla fine, altrettanto non sarà per questo straordinario esempio di medici che sono riusciti, in un periodo in cui la parola d'ordine è stata distanziamento, a stare ancora di più vicini alle persone.